Bentornati bambine e bambini, ragazze e ragazzi, signore e signori. Benvenuti all'ultima puntata della serie Aghi e Pennelli. Ricordate, nella scorsa puntata il professor Pippo è stato ipnotizzato da Magritte con una mela, ma non una mela qualunque, bensì una mela chiamata Signor Smith. In questa puntata ci sarà un altro elemento misterioso che racchiude tanti segreti. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le nostre illustri guide Pippo Davvero e Madame Hélène. Un saluto a tutti voi, cari spettatori, e a lei, professor Pippo. Spero si sia ripreso dalla scorsa puntata. Un saluto a lei, carissima Hélène, e al nostro magnifico pubblico. Ripreso, dice Hélène. Sì, certo, ma le confesso che non ricordo nulla dell'ultima parte della scorsa puntata. Mi è solo rimasta la curiosa sensazione di essere entrato in un universo parallelo. Ma torniamo a noi. Oggi parleremo di un famoso dipinto che è stato definito anche la Mona Lisa olandese, noto anche con il titolo di Ragazza col turbante. A questo dipinto sono stati dedicati romanzi e film. Si tratta però anche di un quadro misterioso, perché non sappiamo nulla della sua realizzazione, né di chi fosse la modella che ha posato per questo ritratto. Anzi, non sappiamo neppure se ci sia mai stata una modella o se Vermeer abbia dipinto un personaggio idealizzato, frutto solo della sua fantasia. Ritrae, come potete vedere, una giovane fanciulla nell'atto di volgersi verso l'osservatore. La ragazza indossa una casacca gialla, le sue labbra sono appena dischiuse, come se fosse sul punto di parlare o lo avesse appena fatto. In testa porta un turbante di foggia orientale, dal suo orecchio sinistro risplende una grande perla luminosa come gli occhi della ragazza. Lei non sembra affatto essersi messa in posa per il pittore, talmente appare naturale il suo movimento di volgersi verso di noi. Il suo sguardo sembra fissarci apertamente, stabilendo immediatamente un contatto intimo con noi. Ma, professor, davvero? Lasci che le esprima la mia profonda ammirazione per la sua bellissima descrizione del quadro. Ebbene sì, l'elemento misterioso di cui parlava la nostra presentatrice è proprio lo splendido orecchino di perla dipinto in questo quadro da Johannes Vermeer. Esatto, cara Hélène. Ed eccoci ora giunti al momento esclusivo della nostra puntata. La parola all'autore. Benissimo, professore. Mi collego subito con il maestro Vermeer. Pronto? Pronto? Mi sente, maestro? Pronto? Pronto! Qui è Mediumset che parla, il network dell'impossibile! Salve Pippo e Madame Hélène! Ma ci conosce? Ma com'è? Ma certo! Ho già avuto il piacere di seguire le prime puntate della serie Aghi e Pennelli e l'ho apprezzata tantissimo. Ma che onore che ci fa, maestro! Mai avremmo pensato che lei potesse seguire con interesse la nostra modesta serie. Ecco, se ce la consente, vorremmo approfittare della sua squisita gentilezza per porle alcune domande sulla sua vita, sulle sue opere. Era più di tante serie. Prego, chieda pure, ma l'avverto che sulle mie vicende private preferisco mantenere un dignitoso riservo e per quanto riguarda le mie opere, trovo che un certo alone di mistero contribuisca ad aumentare il fascino. Ma certo, maestro, non vorremmo forzarla in alcun modo. Ecco, sappiamo che lei nacque e visse ad Delft, prosperosa città olandese situata nei pressi dell'Aia. Suo padre possedeva una locanda nella piazza del mercato di Delft ed era iscritto come mercante d'arte alla locale corporazione di San Luca, la corporazione degli artisti.
Ecco, scusi, la interrompo, professor, davvero, per ricordare al nostro pubblico che la corporazione, o Gilda, degli artisti di Delft, aveva preso il nome da San Luca, perché secondo la tradizione cristiana, l'evangelista era un pittore e fu lui a dipingere i primi ritratti della Madonna e dei santi Pietro e Paolo. A me piace chiamarla Gilda di San Luca, perché la posa della ragazza con l'orecchino di perla mi ricorda Rita Hayworth nel film Gilda. Quando alla domanda «Gilda, sei presentabile?», lei si gira sorridendo e scuotendo i lunghi capelli, dice «Io? Certo che sono presentabile!» «Ma ci scusi, maestro, per queste debolezze da appassionati di cinema!» Dicevamo della corporazione di San Luca, alla quale anche lei si iscrisse nel 1653 e della quale ricoprì importanti cariche. Nello stesso anno, il 1653, si sposò con Caterina Bolnes, con la quale ebbe ben 11 figli, una famiglia davvero numerosa. Eppure nulla della vita frenetica e chiassosa che doveva svolgersi in una casa così affollata sembra trasparire nell'atmosfera cristallina e rarefatta dei suoi quadri. Vede, nei miei quadri volevo dare una nobiltà classica ai gesti della nostra vita quotidiana, mostrarne la bellezza che, proprio perché quotidiana, non vediamo più. Fissare questi momenti di pura grazia e renderli eterni. Mi permetta di dirle che questo le è riuscito davvero magistralmente. Ecco, sempre a proposito della sua vita quotidiana, uno studioso, esaminando le sue opere che ritraggono degli interni, ha riscontrato che vi ricorrono solo 5 stanze e ha immaginato che potessero essere le camere della sua casa. Ecco, dopo qualche anno ci trasferimmo nella casa di mia suocera, che ci aiutava dal punto di vista finanziario, e sa come vanno le cose. Ospite di casa d'altrui, mia moglie e mia suocera, sempre alleata, con tanti figli, insomma, mi dovevo adattare. Certo, quando veniva a farci visita qualche possibile acquirente dei miei quadri, allestivamo in una stanza, anche con l'aiuto delle mie figlie, quello che sembrava essere il mio studio di pittore. Nella mia vita di tutti i giorni, come le dicevo, dovevo adattarmi. Insomma, dipingevo dove mi consentivano di farlo. Per preparare poi i colori, mi toccava andare in soffitta. Che odoraccio che fanno questi colori! Ma come fai a sopportarlo? Attento a quelle polveri colorate! Guai a te se mi sporchi il salotto! La capisco. Ritornando al suo dipinto, La ragazza con l'orecchino di perla, è dal 1881, da quando cioè questo quadro ricomparve in un'asta dopo essere stato dimenticato per oltre 2 secoli, e tutti si chiedono chi mai fosse la ragazza ritratta nel quadro. Io comprendo la sua ritrosia a svelarci i misteri celati nelle sue opere, ma se mi permette vorrei sottoporle l'idea che mi sono fatto su questo argomento. Prego, prego, l'ascolto. Nei suoi quadri ricorrono spesso gli stessi oggetti, tappeti, carte geografiche, dipinti. E anche giacche di raso, gioielli con perle, cappelli di castoro. Appunto. E mi sono fatto l'idea che lei, magari, teneva questi oggetti in un baule. Un giorno lei esce per una commissione e le sue figlie aprono il baule e si mettono a giocare con gli oggetti che trovano al suo interno. La maggiore, Maria, aiutata dalle altre, indossa un buffo turbante e un orecchino con una grande perla. Lei ritorna a casa, entra nella stanza e Maria, sentendola entrare, si volge e le chiede «Come sto, papà?». Lei rimane folgorata dalla bellezza di sua figlia, esaltata dalla luce che entra da una finestra, e così nasce questo capolavoro.
È un'ipotesi che ha una sua plausibilità, ma non le confermerò che sia andata proprio così. Come le dicevo, il mistero sull'identità della modella è parte del fascino di questo quadro. A qualcuno, per esempio, può ricordare quella Gilda di cui parlavate prima. Non la conosco, mi informerò. Certo, il turbante orientale. La perla simbolo di purezza e castità. Sua figlia Maria, che portava il nome della Madonna. Una ragazza che si volge sentendo entrare l'arcangelo Gabriele. Una piccola annunciazione. Oh, mi scusi, ha ragione. Si possono fare tantissime ipotesi, tutte discutibili. Ciò che non si può discutere, invece, è la toccante bellezza di questo dipinto. Praticamente il ritratto perfetto. Ma la ringrazio. Vedo che apprezza molto il mio lavoro. Sì, davvero. Ma veniamo alla grande protagonista di quest'opera e di tutti i suoi quadri. La luce. Sì, la luce è l'elemento naturale che pervade l'universo e che ha reso possibile la vita sulla Terra. La luce bianca contiene i 7 colori dell'arcobaleno. Lo studio scientifico della luce iniziò con Newton, il grande scienziato di cui avevamo già parlato nella puntata scorsa, proprio negli anni in cui Vermeer dipingeva le sue opere. La velocità della luce, circa 300.000 km al secondo, compare nella formula scientifica più famosa di tutti i tempi, E uguale mc quadrato, la formula di Einstein, dove c è proprio la velocità della luce. Questa formula ci dice che l'energia E e la massa m sono collegate tra loro e che possono trasformarsi l'una nell'altra. Ci dice anche che la velocità della luce non può essere superata e se mai fosse possibile superarla, si produrrebbero curiosi paradossi temporali. Per esempio, qualcuno potrebbe rispondere ad una domanda che non gli abbiamo ancora fatto. Oppure, tornando a noi, sarebbe come se Vermeer avesse deciso di dipingere la ragazza con l'orecchino di perla dopo aver visto la prima puntata del nostro programma, nella quale abbiamo parlato della Sibilla Samia, che nel dipinto del Guercino indossa un turbante e degli orecchini di perla. Oh mamma mia, e se fosse andato veramente così? Se avessimo davvero cambiato il passato con la prima puntata del nostro programma, avremmo provocato una discontinuità nello spazio-tempo che avrebbe generato un nuovo universo e ora io, lei Helen e tutto il nostro pubblico staremmo vivendo contemporaneamente in due universi paralleli. Questo potrebbe spiegare quella strana sensazione che ho avvertito nella seconda puntata. Mi vengono le vertigini al solo pensarci. Ma calmiamoci un attimo e riprendiamo da dove ci eravamo interrotti. Signor Vermeer, lei era talmente bravo nel rendere gli effetti luminosi da essere denominato il maestro della luce. E molti critici pensano che lei abbia utilizzato una camera oscura per realizzare i suoi dipinti. In effetti avrei potuto utilizzarla. Ai miei tempi cominciavano ad essere disponibili versioni portatili di questi strumenti ottici. Erano costituiti essenzialmente da una scatola con un foro su un lato e da una lente posta davanti al foro. Attraversandolo, i raggi di luce proiettano sul fondo della scatola l'immagine rovesciata di ciò che sta osservando. L'immagine proiettata può essere raddrizzata ponendo uno specchio all'interno della camera oscura. Inoltre, la lente veniva montata su un soffietto per poter controllare la messa a fuoco dell'immagine. Praticamente l'antenata delle macchine fotografiche! Esatto, cara Elena, esatto! Quindi, maestro, non ci vuole sbilanciare sul fatto di aver utilizzato o meno una camera oscura. Ma l'accuratezza con la quale lei descrive i dettagli luminosi nei suoi quadri induce a pensare proprio all'uso di una camera oscura.
Prendiamo ad esempio il naso della ragazza. La luce che lo colpisce è talmente forte che il suo bordo, il bordo scompare ai nostri occhi e il naso si fonde con la guancia. Eppure a noi il bordo del naso della ragazza sembra proprio di vederlo. Osserviamo ora la famosa perla. La perla l'ho dipinta con solo due pennellate di bianco. La perla in ombra, tutto ciò che noi vediamo sono due riflessi. Uno, quello più in basso, è dato dalla luce riflessa del colletto bianco della camicia. L'altro, quello più grande, è generato dalla luce che colpisce direttamente la perla. Due riflessi, questo è tutto. Ma il nostro cervello completa l'immagine e ci fa vedere l'intera perla. Oh, davvero interessante e sorprendente! Il maestro fu tra i primi a comprendere questo effetto di completamento delle immagini operato dal cervello, sul quale si basano diverse illusioni ottiche, come per esempio in questo disegno, nel quale noi vediamo due triangoli equilateri sovrapposti, quando in realtà nessuno dei due triangoli è effettivamente disegnato. Mi spiace interrompervi, ma mi dicono dalla regia che il tempo a nostra disposizione è terminato. Oh, che peccato! Sarebbero ancora tante le cose di cui mi piacerebbe parlare con lei. La conversazione con lei, maestro, è stata davvero illuminante. Grazie di tutto, davvero. È stato davvero un piacere, maestro Vermeer. La saluto tanto caramente. È stato un piacere anche per me e non vedo l'ora di guardare questa puntata di Aghi e Pennelli. Ma maestro, no, così ci confonde. Troppo onore, maestro, troppo onore. E ci saluti la sua famiglia, sua moglie Catarina e i suoi figli. Certo, ma anche la suocera. Ma certamente, anche la cara suocera. Sarà fatto, e naturalmente vi saluterò Maria. Ma certo, Maria, soprattutto Maria. Cara Hélène, ma che puntata intensa! La tua dissertazione sulla luce è stata davvero interessante! Grazie, professore! Le sue lodi mi sono sempre di grande stimolo! Parafrasando il detto vivere di luce riflessa, potremmo dire che noi vediamo di luce riflessa. Niente luce, niente visione. Se per esempio la regia spegnesse ora le luci nei nostri studi, noi diventeremmo invisibili per il pubblico. Ecco appunto, tu mi vedi, Hélène? No, per niente. E neppure io ti vedo più. Ma se ora le luci si riaccendono... Ecco, ora ti rivedo, Hélène. Io però non la vedo, professor, davvero. Il suo studio è ancora al buio. Sì, infatti, confido che la regia riaccenda presto le luci anche nel mio studio, vero regia? Non vorrei che ci fosse un problema tecnico. Professor, davvero? Lei l'ha pagata la bolletta della luce, vero? Beh, se non io, certamente uno dei miei collaboratori avrà provveduto. Solleciterei la regia a risolvere eventuali problemi tecnici. Professore, mi rincresce dirglielo in un simile momento, ma il tempo a nostra disposizione è davvero terminato. Dobbiamo salutare il nostro pubblico. Cari telespettatori, arrivederci alla prossima puntata di Aghi e Pennelli. Sì, certo. Arrivederci, caro pubblico. Regia, non mi potete lasciare così. Regia, c'è ancora qualcuno? Vi prego, ho paura del buio. Dormo con la luce accesa. No! Quando inizia la prossima puntata? Cari spettatori, come avete potuto vedere, il professor Pippo è rimasto al buio. Speriamo che possa tornare presto alla luce. Come vi dicevo, alla fine della scorsa puntata, vi mostrerò come conservare i lavori fatti finora e a farne tesoro.
saluto a tutti coloro che ci hanno seguito e hanno apprezzato il nostro fantastico programma. Vi lasciamo con questo video. Buio, dal latino burius, rosso scuro, abuiare, oscurare, diventare buio, io abuio, tu abbui, il cane abbuia, no, abbaia.